La Scalera Film, sul finire del 1941, decide di realizzare la trasposizione cinematografica non autorizzata del romanzo Noi Vivi della scrittrice Ayn Rand, affidando la regia al regista Goffredo Alessandrini e la parte principale di Kira ad Alida Valli, reduce del successo del film Piccolo Mondo Antico di Mario Soldati. Il film viene realizzato negli stabilimenti della Scalera a Roma a partire dal giugno del 1942, dove due scenografi chiamati dalla Russia ricostruiscono un'innevata Pietrogrado. Il film ha diverse traversie e arriva in extremis ad essere pronto per il settembre del 1942, dove viene presentato in pompa magna alla Mostra d'arte cinematografica di Venezia, dove viene accolto in maniera tiepida, soprattutto per la sua eccessiva lunghezza. Stiamo parlando infatti di quasi 4 ore di film che ne fanno il primo e vero proprio colossal italiano dalla nascita del cinema sonoro. La lunghezza eccessiva del film porta la Scalera a distribuirlo in due separate pellicole. La prima prende il titolo di Noi Vivi e la seconda Addio Kira. E i due film vengono presentati ad un mese di distanza l'uno con l'altro con grande successo di pubblico. Nonostante questo, gli italiani ironizzano molto su quello che è il titolo del film, definendolo e soprannominandolo Noi Morti e Addio Lira, perché nel film si rispecchia un po' quella che era la condizione di povertà e di oppressione che stava attraversando l'Italia in quel periodo. Siamo infatti nel bel mezzo del secondo conflitto mondiale e addirittura del film parla anche Lovra, infatti sono stati ritrovati dei rapporti segreti che lo definiscono il film delle gomitate. Infatti il pubblico, vedendo determinate scene che ricalcavano un po' la realtà italiana del tempo, si davano appunto al buio delle forti gomitate. L'intento del film è quello di una non troppo velata propaganda anticomunista, una sorta di avvertimento agli italiani su cosa può fare il comunismo e come può stravolgere la vita dei ceti medi, come ben si vede nel film. L'atmosfera dell'opera è intrisa di pessimismo e caratterizzata da un'ambientazione cupa, buia, innevata, non compare mai un raggio di sole ed è anche claustrofobica, dove agiscono bene, dirette dal regista, interessanti masse di persone. La pellicola narra la storia di Kira Argonova, una ragazza borghese interpretata da Alida Valli che fa rientro nel 1922 dalla Crimea alla città di Pietrogrado, che dalla rivoluzione è stata completamente trasformata. Qui si innamora dell'aristocratico Leo, interpretato da Rossano Brazzi, e quando viene sospettata di attività antisovietica, durante l'interrogatorio viene salvata da Andrei, che è interpretato da Fosco Giachetti e che ha una simpatia nei suoi confronti. La Valli, come si legge nelle recensioni dell'epoca, dà una grande prova d'attrice, calandosi perfettamente nel ruolo della tormentata Kira, personaggio inusuale per il cinema dell'epoca e per la Valli. È triste, tragica, nostalgica, sensuale e anche ambigua, come ben si vede nella parte finale del film. Per lei Rosy Gori crea un look ad hoc molto apprezzato e imitato all'epoca. Oltre a farle portare la sua chioma sciolta col famoso taglio alla Valli, crea questi grandi cappotti dagli ampi risvolti e questi berretti col fiocco che vengono subito imitati dalle giovani italiane dell'epoca. Accanto alla Valli troviamo il giovane Rossano Brazzi nel ruolo dell'aristocratico Leo. L'attore era sotto contratto con la Scalera e aveva ricevuto un buon successo di pubblico con alcuni film in costume, come ad esempio Il Re si diverte e I due Foscari. Il terzo incomodo, ovvero il commissario sovietico Andrei Taganov, è interpretato dall'attore Fosco Giachetti,
Fosco di nome e fosco anche di fatto, un interprete soprattutto di film drammatici, di film importanti, che qui riesce a calarsi perfettamente nella parte, del commissario sovietico e riesce anche a conferirgli una certa dose di umanità. Si racconta che ricevete delle pressioni dall'alto per rendere meno umano, più cattivo dunque e cinico, il personaggio di Andrei Taganov. Nelle parti secondarie vi segnalo la presenza di Bianca Doria nel ruolo di Irina, del famoso doppiatore Emilio Cigoli, che è un compagno sovietico del protagonista Andrei Taganov, e poi anche di Silvia Manto nel ruolo di Mariska, una attrice poco conosciuta e poco ricordata, che assomigliava molto a Clara Calamai, e in un film, Cuori nella tormenta di Carlo Campogalliani, ha quasi le stesse movenze, la stessa fisicità della più nota, appunto, Clara Calamai. Un'ultima curiosità: nel film, nel ruolo di Sasha, troverete Sennuccio Benelli, figlio del più noto scrittore, drammaturgo teatrale Sam Benelli. Per intenderci, colui che ha scritto il famoso La cena delle beffe, e proprio nella trasposizione cinematografica di Blasetti del 41, Sennuccio partecipa come aiuto sceneggiatore e poi si dedicherà anche alle recitazioni in piccole parti. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale inizierà a dedicarsi in maniera più intensiva alla scrittura e diventerà un giornalista molto importante. Merita due parole il regista del film, Goffredo Alessandrini, uno degli autori più importanti e vistosi del cinema italiano degli anni 30 e 40, che strizzava l'occhio sia alla politica del regime fascista, sia cercava di accontentare il gusto delle platee popolari dell'epoca, producendo e realizzando dei film molto spettacolari, appunto con la presenza di grandi masse. E la sua vicinanza con gli ideali fascisti non fu apprezzata al termine della Seconda Guerra Mondiale, tant'è che fu iscritto appunto nel famoso documento di epurazione, redatto appunto per segnalare tutti quegli autori, quei registi che avevano collaborato con il regime fascista. Si tratta di un personaggio elegante, raffinato, cosmopolita. Vive in Egitto, in Inghilterra, in Italia. Pensate anche che era un atleta, vince la medaglia d'oro nel 1925 per la corsa agli ostacoli e inizia a dedicarsi alla scrittura di cinema alla fine degli anni 20, dove collabora alla famosa rivista Cinematografo di Alessandro Blasetti. Ed è proprio grazie a lui che inizia come aiuto regista, appunto nel film Sole e Terra Madre, sempre di Blasetti, ed esordisce alla regia nel 1931 in un film finanziato dal padre, che si intitola La diga di Nag Mood, che racconta proprio la storia della costruzione di questa diga sul corso del Nilo. Dopo la sua prima regia si trasferisce ad Hollywood, dove lavora per l'MGM nel doppiaggio di film americani per il mercato italiano. Rientra nel nostro paese nel 1934, dove dirige Seconda B e segue tutta una serie di film di grande successo e anche di film abbastanza sfarzosi e costosi, come ad esempio Cavalleria, il famoso Luciano Serrapilota con Amedeo Nazzari del 1938, oltre che a film come A Buna Messias del 39 e Caravaggio del 1941. Noi Vivi è sicuramente la sua opera più ambiziosa, più sfarzosa, fu molto criticato all'epoca proprio perché portò appunto su pellicola in forma quasi specchiata l'intero romanzo della Rand. E quest'opera, se presenta comunque alcune ingenuità e magari oggi su alcuni per alcuni versi fa un po' sorridere, è un prezioso documento sia dal punto di vista storico perché mostra una certa propaganda che voleva fare il regime contro il comunismo, ma allo stesso tempo ci mostra anche la voglia di creare un nuovo tipo di cinema, un cinema molto spettacolare, che in un certo senso anticipa un po' quello che sarà il teleromanzo italiano degli anni successivi. Infatti il film è caratterizzato, oltre che da una certa lentezza, anche dall'utilizzo quasi spasmodico del primo piano. Ultima nota riguarda le copie che vi presenterò la prossima settimana, per cui
il 5 e il 12 di luglio, ho rispettato quella che era la divisione originale del film, per cui prima vedrete Noi Vivi e poi Addio Kira, così come fu presentato nelle sale cinematografiche del 1942, e vi ho riportato le copie il più completo possibile. In particolare la prima copia ho inserito alcune parti mancanti ed entrambi i film durano più di un'ora e 50 minuti. Per cui vi do appuntamento alla prossima settimana per la visione del film Noi Vivi e la settimana successiva del film Addio Kira. Io ballo all'opera. Ah, da molto tempo? No, no, ieri ho ballato per la prima volta in scena. Ecco dove vi ho vista, ieri sera all'opera. Siamo pari. No.